Ciao, ti do il benvenuto in questo video in cui andiamo a vedere qualche consiglio per andare a stampare meglio il PLA. Allora, come sappiamo, il PLA è uno dei filamenti più utilizzati e più semplici da stampare, quindi quello uno dei più consigliati per cominciare con la stampa 3D. Comunque abbiamo qualche passaggio che mi consiglio sicuramente di evidenziarti per aumentare di molto le possibilità che la tua stampa venga e venga anche bene. La prima cosa che dobbiamo assicurarci è che la calibrazione del piatto sia ok, quindi un ottimo livellamento del piatto. Ti consiglio di andare a vedere il video all'interno del capitolo calibrazione in cui ti faccio vedere come calibrare la tua stampante con un foglio di carta. Il concetto comunque è quello di cercare di andare a avvicinare l'ugello ai quattro angoli del nostro piatto e andare a regolare in maniera omogenea l'altezza, la distanza che c'è tra il piatto e l'ugello con un foglio di carta. Questo permette di andare a stendere il nostro filamento in maniera omogenea su tutto il piatto e quindi avere presumibilmente lo stesso spessore del primo layer, che è poi il primo strato che va a fare da fondamento a tutto il nostro modello stampato in 3D. Per quanto noi siamo bravi a calibrare il piano della nostra stampante, comunque ci saranno sempre delle irregolarità microscopiche, quindi dobbiamo andare a trovare una maniera per andare a migliorare comunque l'adesione e rendere il nostro primo layer più saldo possibile con il nostro bed. Questo è possibile farlo in due maniere. Una, cercando di andare a gestire lo spessore del primo layer, quindi andando comunque a aumentare o diminuire la distanza del nostro ugello dal piatto, quindi andando a schiacciare il nostro layer il più possibile, cercando di non schiacciarlo troppo, come vedi qui a destra, non schiacciarlo troppo poco, se no ci sarà un distaccamento del nostro pezzo, e cercare di avere un primo layer il più omogeneo possibile, quindi con il nostro spessore più schiacciato possibile del primo layer. Ti consiglio di andare a vedere il video sullo Z-Adjust all'interno del capitolo. Un secondo metodo per andare a migliorare l'adesione e il livellamento è andare a spruzzare un pochettino di lacca, o si usa un po' di lacca, o di solito si usano delle coperture sul piatto, ma con il PLA è anche tranquillamente utilizzabile la lacca. La lacca ci aiuta ad avere un effetto incollante, ovviamente, perché è collosa, ma anche a creare un sottile strato che possa essere un pochettino schiacciato, che va effettivamente a compensare magari dei piccoli dislivellamenti. Quindi il filamento si andrà magari a schiacciare un po' di più sulla lacca, andrà a entrare un pochettino dentro dove ce n'è bisogno, mentre dalle altre parti si andrà a posizionare semplicemente sopra, senza andare a schiacciare ulteriormente. Quindi abbiamo una copertura che ci fa da migliorativo da questo punto di vista. Quali sono i problemi un pochettino più frequenti nell'andare a stampare il PLA? Beh, sono quelli tradizionali per tutti i tipi di materiali, perché non ha particolari difetti il PLA. Quindi abbiamo i problemi di distaccamento, sono quelli un pochettino più frequenti, cioè dovuti a una calibrazione sbagliata del piatto o semplicemente il pezzo, il modello aveva bisogno magari di brim, raft, supporti, quindi distaccamenti dovuti a un errore magari di chi stampa o di calibrazioni della macchina. Sempre parlando di calibrazioni della macchina, abbiamo di solito problemi che sono di shifting, blob, overestrusioni, sottoestrusioni, quindi cose che puoi vedere per esempio in questa immagine qui della barchetta. Quindi abbiamo magari problemi meccanici dovuti al fatto che la stampante si muove in maniera non precisa, quindi va a creare delle gobbe che sono queste qui a lato, oppure sottoestrusioni, vuol dire che magari non estrudiamo la quantità corretta di materiale, questo può dipendere da temperatura o calibrazione sbagliata, eccetera, eccetera. Quindi sono un pochettino quelli di base. Ti consiglio di andare a vedere il capitolo con i problemi di stampa 3D e come andare a risolvere quelli che insomma ti accadono nella tua stampa, puoi tranquillamente andare a vedere come risolverli lì. Quindi, ultima cosa, andiamo a vedere un po' quali sono le impostazioni che ti consiglio per andare a stampare PLA con il tuo slicer. Abbiamo una temperatura che può variare da 190 a 230 in funzione se stiamo stampando PLA normale o tipologie di PLA con qualche additivo. Per esempio, il PLA della Sunlu che utilizzo io si stampa 230-235. La temperatura del piatto è sempre 40-60 gradi per quasi tutti i PLA, quindi con un 50 gradi siamo abbastanza sicuri che il nostro PLA non avrà deformazioni neanche su stampe di dimensioni molto grandi e rimarrà ben in adesione sul piano. Il PLA poi si stampa a una velocità media di 3600 mm al minuto, oppure se utilizzi uno slicer che
va a millimetri al secondo 60, ed è la velocità media in cui si possono stampare meno male tutte le marche di PLA con la media delle stampanti, diciamo, quindi quasi tutte. Poi si può anche provare a stampare a velocità superiori il PLA, cioè anche lo stampa fino a 5000-6000, però lì entrano in considerazione poi problematiche derivanti dalla tua stampante. Se la tua stampante riesce a reggere inerzi di spostamento così veloci senza traballare, vibrare, eccetera eccetera, raffreddamento deve essere molto preciso per andare a stampare velocemente, perché il filamento deve essere estruso, poi deve essere congelato in posizione per evitare che poi vada a muoversi quando è ancora soffice, quando è ancora tenero. Il resto sono accorgimenti medi che ti consiglierei di utilizzare, quindi velocità del primo layer al 30%, il primo layer si stampa più lentamente, infill medio per avere delle stampe che bene o male non falliscono per infill troppo debole o per infill troppo non presente, diciamo, quindi troppo poco, è il 20%. Stesso discorso per i layer: con 4 top layer riesce ad avere un layer abbastanza liscio, perché è andato a stampare 4 volte pieno. I bottom layer stesso discorso, gli shell con 3 muri di stampa, e delle stampe che sono resistenti e hanno una qualità estetica esterna derivante dal fatto che gli shell sono pieni, che va abbastanza bene. La ventola ti consiglio di tenerla spenta per il primo layer e poi spararla al 100%, che il PLA più si raffredda meglio è. Direi che per questo video in cui ti ho parlato un po' di consigli su come andare a stampare il PLA abbiamo finito. Ci vediamo nelle prossime lezioni.